Nel giorno di San Sebastiano la comunità di Monte Monaco rinverdisce un'antica tradizione in onore del santo come segno di devozione quando nel 1500 liberò il paese dalla pestilenza. Una lunga processione dal centro di Monte Monaco è arrivata fino alla frazione di Tofe nella chiesa di Santa Maria in Casalicchio, dove ad attendere i fedeli c'era il vescovo di San Benedetto, Monsignor Carlo Bresciani. Sì, è una tradizione antica, sempre mantenuta, anche in periodi molto difficili, vento, neve, pioggia, è sempre stata mantenuta e questa è un'iniziativa ed è una fedeltà da sottolineare notevole. La devozione a San Sebastiano che coinvolge la Polizia Municipale e che è il patrono San Sebastiano della Polizia Municipale e quindi raduna anche questo servizio che è il servizio della comunità in venerazione di San Sebastiano. La processione da Monte Monaco fino a qui a Tofe è sempre una processione tradizionale con abiti e con la rievocazione. Anche durante il Covid non è mai stata abbandonata, è sempre stata fatta e quindi è una tradizione che merita di essere mantenuta. Sì, è una tradizione a cui non si può mancare, è una tradizione che va avanti dal 1500, dal XVI secolo e quindi tutta la comunità di Monte Monaco e non solo si ritrova qui per rinnovare il voto a San Sebastiano in quanto San Sebastiano appunto liberò Monte Monaco dalla pestilenza e quindi veniamo qui per celebrare, anche per ringraziare per l'impegno profuso dai vigili urbani, dalla polizia locale, perché comunque San Sebastiano è il patrono dei vigili urbani della polizia locale.